Vuoi crediti per giocatori come questi? FIFA Coin Zone. Trovi link e codice coupon qui in descrizione. Bentornati ragazzi su GiocaHD Spo, io sono GioviSpo e questo è un nuovo episodio della serie Balotelli The Revenge. Per la precisione siamo all'episodio numero 7. Questo episodio inizia con i soliti 6 acquisti, sono 3 giocatori del Liverpool e 3 giocatori italiani. Questi 3 giocatori del Liverpool sono Markovic, Mignolet e l'ultimo giocatore di questo episodio del Liverpool è Lucas Leiva. Gli altri 3 giocatori italiani sono Chiellini, chi altro era? Pirlo, che sarà un buon acquisto secondo me, e l'altro ancora è Candreva. Allora, a fine video vedrete come al solito i netti dei crediti e a fine partita vedrete un po' quali sono stati i crediti avuti per quella partita. Naturalmente vi ripeto le regole: sono 1000 crediti per ogni gol di Balotelli, 500 crediti per ogni assist di Balotelli, 1000 crediti per la vittoria e 500 crediti per il pareggio e 0 crediti per la sconfitta. Fino ad ora stiamo in un più 22.800 crediti e Balotelli ha fatto 35 gol, non male direi. Comunque, in questo episodio vedremo altre 3 partite. La prima partita incontriamo questa squadra che ha davanti 5 stelle mosse abilità, quindi sarà una squadra molto fatta molto per dribblare. Il primo gol è di Depay al quarto minuto, però poi Matri con quell'assist di Pirlo e di testa riesce a segnarla. Qua Candreva lui per il passaggio di... per il tiro. Il passaggio di Candreva, il tiro di Pirlo, dopo un po' l'avversario quinta. Pirlo, migliore in campo, ho detto io. Comunque vittoria, più 1000 crediti, Balotelli, nessuna rete, peccato. Poi incontro questa squadra così... non è neanche da commentare, cioè io stavo in porta. Il primo gol di Mario Balotelli, più 1000 crediti ragazzi, e il prossimo gol è sempre di Mario Balotelli, più altri 1000 crediti, e un secondo avversario che quitta, va bene, comunque non credo che avrebbe vinto, quindi ha fatto bene a quittare. Comunque 2 gol, quindi 2000 crediti più 1000 crediti per la vittoria. Terza e ultima partita, questo episodio durerà davvero poco, perché purtroppo hanno quittato due persone, cioè, vabbè. Comunque Balotelli riceve questo passaggio con un tiro veramente forte, segna lui per l'1-0 della nostra squadra, più 1000 crediti. Poi segna Diouf in maniera alquanto strana, però poi ci pensa Balotelli a fare il 2-1 per la sua doppietta personale, altri più 1000 crediti su questo calcio di rigore. Mario Balotelli la segna lui al 90esimo così e fa una bella tripletta, più 3000 crediti, più 1000 crediti, sono in totale 4000 crediti. In questo episodio c'è stato un netto di più 8000 crediti, meno 14300, c'è stato un negativo di meno 6300 crediti. Meno 6300 crediti, 22800, meno 6300 uguale 16500 crediti. Balotelli ha fatto 3 gol più 2 gol se non erro, quindi ha fatto 5 gol per un totale di 40 gol in tutti questi episodi. E dunque ragazzi, questo episodio termina qui, ci vediamo con un prossimo video che non vi dirò su che cosa, e alla prossima.